Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno, riguardo al mio dipinto. Ah. Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa. E sono caduto in un sonno profondo, tranquillo. E da allora non ho più pensato a te. Sai che cosa ho capito? No. Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli. Grazie tante. Non c'è di che. Io ti guardo e non vedo un uomo intelligente, sicuro di sé. Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. Sei uno tosto. Se ti chiedessi sull'amore, probabilmente mi diresti un sonetto. Ma guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te, per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo angelo. Avere tanto amore per lei, vicino a lei per sempre, in ogni circostanza, incluso il cancro. Non sai cosa si prova a dormire su una sedia d'ospedale per 2 mesi tenendole la mano, perché i dottori vedono nei tuoi occhi che il termine orario delle visite non si applica a te. Non sai cos'è la vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. Vedo un bulletto che si caga sotto per la paura. Ma sei un genio, Will. Chi lo nega questo? Nessuno può comprendere ciò che hai nel profondo. Ma tu hai la pretesa di sapere tutto di me perché hai visto un mio dipinto e hai fatto a pezzi la mia vita del cazzo. Sei orfano, giusto? Credi che io riesca ad inquadrare quanto sia stata difficile la tua vita? Cosa provi? Chi sei? Perché ho letto Oliver Twist. Basta questo ad incasellarti? Personalmente, me ne strafrego di tutto questo, perché sai una cosa? Non c'è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. A meno che tu non voglia parlare di te, di chi sei. Allora la cosa mi affascina. Ci sto. Ma tu non vuoi farlo, vero campione? Sei terrorizzato da quello che diresti. A te la mossa, capo.